Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina Covid perché prosegue la somministrazione delle terze dosi del vaccino con un'impennata del numero di inoculazioni nel mese di novembre. Intanto, seppur in crescita, i numeri del virus in Abruzzo sono ancora da zona bianca. Facciamo il punto nel servizio di Giuseppe Dintino. Accelera la campagna vaccinale in Abruzzo per la somministrazione delle terze dosi. Nella nostra regione ne sono state inoculate già 70.000, di cui 40.000 solo nell'ultimo mese, con punte di 4.000 somministrazioni al giorno. L'Abruzzo, rispetto alle altre regioni, è partito prima con la campagna riservata agli immunodepressi. È partito prima con la campagna riservata agli immunocompromessi. Il 76,47% di questa categoria ha ricevuto la terza dose, mentre la media nazionale è del 59,64%. L'Abruzzo è però indietro per quanto concerne la somministrazione agli ultrasessantenni. Qui ne è stato immunizzato il 16%, 2 punti percentuali sotto la media nazionale. Dal 1 dicembre inoltre è prevista l'apertura generalizzata agli over 40 che vogliano ricevere la terza dose. Nel complesso i numeri sull'avanzata del Covid sono in crescita, ma i parametri abruzzesi sono ancora da zona bianca. Per rimanere senza restrizioni, il Ministero ha stabilito il limite di 50 casi ogni 100.000 abitanti per quanto riguarda l'incidenza settimanale, limite che in Abruzzo è superato già da tempo. Qui infatti l'incidenza settimanale è attualmente a 80. A mantenerci in zona bianca però è il tasso di ospedalizzazione. Nella nostra regione è occupato il 7% di posti letto in terapia intensiva e il 6% di quelli in area medica, a fronte di un limite rispettivamente del 10% e del 15%. Superate queste soglie scatterà automaticamente la zona gialla. E nella nostra regione, così come in tutta Italia, ormai da giorni aumenta il numero di positivi, anche in maniera moderata aumentano le ospedalizzazioni. Con il direttore della clinica di malattie infettive del Santissima Annunziata di Chieti, Vecchiet, che annuncia l'imminente arrivo a gennaio della pillola contro il Covid, il servizio di Paolo Nezzetti. Professor Vecchietti, qual è la situazione? Crescono i positivi in Abruzzo, stanno pian piano aumentando anche le ospedalizzazioni, e qual è la situazione in generale? E le chiedo anche qual è la situazione qui a Chieti, alla clinica di malattie infettive che lei dirige. Sì, il dato glielo posso confermare, ovviamente aumentando il numero dei positivi sul territorio, sappiamo che una percentuale di questi ha una evoluzione della malattia che deve necessariamente portarli al ricovero e quindi noi negli ultimi giorni abbiamo notato un incremento della richiesta di ricovero da parte di pazienti positivi al tampone. Parliamo di pazienti non vaccinati, professore? Nell'80% sono pazienti non vaccinati, poi ci possono essere anche soggetti vaccinati che però hanno numerose comorbidità, hanno un'età avanzata, direi che dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza della vaccinazione io non avrei dubbi, perché in ogni caso chi è vaccinato raramente sviluppa quei quadri respiratori così complicati e aggressivi che vediamo nei soggetti non vaccinati. Ci sono alcune classi in quarantena, ci sono diversi casi anche nelle scuole, tra un mese è Natale, professor Vecchiet, tra poco arriveranno anche i primi freddi, c'è da essere moderatamente preoccupati. Ma guardi, io credo che la regola della prudenza debba essere mantenuta, sicuramente in questo momento parte di questa ripresa della pandemia è legata ai soggetti non vaccinati, però io credo che ci sia stato un calo di attenzione da parte di tutti e quindi anche il Green Pass, che è una delle misure adottate, di per sé secondo me non deve essere preso come un lascia passare per fare comunque quello che si vuole, cioè la regola del distanziamento, della mascherina, della sanificazione delle mani rimane uno di quei presidi assolutamente essenziali, soprattutto in questo momento. Professore, per chiudere, ovviamente è iniziata già da settimane la terza dose, è arrivata la terza dose anche per gli abruzzesi, ma quando arriverà invece la pillola
per il Covid? Sembrerebbe che a gennaio sarà già disponibile, questo sicuramente aiuterà molto nella gestione delle cure, ad esempio domiciliari, però ricordiamoci che nessun farmaco sostituisce la vaccinazione, perché la prevenzione è essenziale e anche questa compressa sembrerebbe avere una tempistica essenziale, cioè viene data nei primi momenti della malattia, quindi se si perde il timing si rischia di fare un buco nell'acqua. Restiamo in ambito sanitario, ma chiudiamo la pagina Covid. Lo screening contro il tumore del colon retto, avviato dalla ASL di Teramo, sta dando risultati straordinari. L'azienda sanitaria, in sinergia con Poste Italiane, ha spedito a casa dei cittadini oltre 6.000 kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci. Dopo la prima settimana sono già pervenuti 600 campioni da esaminare. Tania Bonnici Castelli. L'ASL di Teramo mette in campo una massiccia azione di prevenzione contro il tumore al colon retto. Inviati direttamente a casa dei cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni, già 6.267 kit completi per effettuare la ricerca di sangue occulto nelle feci. Uno screening che già nella prima settimana ha dato risultati straordinari con l'arrivo di oltre 600 campioni. Tutto questo anche grazie alla sinergia con Poste Italiane, che affiancherà l'ASL di Teramo nell'iniziativa sperimentalmente per 6 mesi. Il tumore del colon retto è la seconda causa di mortalità per tumore e si presta benissimo a quella che è una prevenzione. Perché? Perché ha una storia clinica lunga e diciamo ha una fase preclinica dove l'intervento curativo ha ottimi effetti. La prevenzione ha come finalità quella proprio di arrivare alla diagnosi precoce, addirittura nel colon retto ci permette di prevenire l'insorgenza del tumore. Questo perché nella grande maggioranza dei casi il tumore del colon retto insorge su quello che comunemente chiamiamo il polipo, che è una formazione benigna e quindi ci permette, andando a eliminare questo tipo di formazione, di prevenire addirittura la formazione del colon retto, ma non solo, noi andiamo a fare diagnosi precoce, per cui le forme precoci che rispondono molto bene al trattamento vengono in questo modo portate alla luce in fase asintomatica. Lo screening per diagnosticare precocemente il tumore al colon retto, messo in campo dall'ASL di Teramo, è solo il primo. A breve partiranno anche altre campagne di prevenzione e tutto questo nonostante la pandemia Covid continui a preoccupare e parecchio. La pandemia, cioè, non scordiamoci, noi abbiamo l'ospedale oramai con 30 ricoverati, 5 in rianimazione, 19 stanno al bell'occhio, 115 positivi al giorno, la media è di 100 positivi al giorno, quindi la pandemia c'è, non è che dobbiamo dire che la pandemia è scomparsa, la pandemia c'è, va affrontata e dobbiamo però salvaguardare anche tutte le altre situazioni salutari che ci sono, la gente non si ammala solo di virus, ci sono altre tante altre patologie e noi stiamo qui appunto per tutelare la salute del cittadino. Dopo essere stato accusato di lavorare per Edison, il Partito Democratico risponde sulla questione del disastro ambientale di Bussi sul Tirino, continuando a chiedere l'annullamento della gara d'appalto per la bonifica delle discariche 2A e 2B. Fratelli d'Italia invece spinge per l'inizio dei lavori. Il Partito Democratico risponde a chi lo accusa di tutelare gli interessi di Edison. Riguardo il disastro ambientale di Bussi sul Tirino, l'ex presidente della commissione d'inchiesta regionale, Antonio Blasioli, continua a delegittimare la gara d'appalto vinta dalla ditta belga Decdeme per la bonifica delle discariche 2A e 2B, di cui Edison, in base alla sentenza in Cassazione, è responsabile. La gara, assegnata nel 2018, è già stata giudicata legittima da TAR e Consiglio di Stato. Tra le motivazioni si legge che nulla fa pensare che Edison non sia in grado di risarcire i lavori. La bonifica, infatti, prevista ad agosto dell'anno prossimo, sarà finanziata con soldi pubblici, che saranno richiesti interamente a Edison secondo il principio chi inquina paga. Quei fondi potrebbero essere utilizzati per altri settori del sito di interesse nazionale, sostiene Blasioli. Intanto il capogruppo in regione di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, ricorda i ritardi causati dal Ministero dell'Ambiente, che ha prima
misteriosamente dirottato i fondi del SIN e ha poi tentato di annullare la gara d'appalto. Doveva passare ed è passato il concetto che chi ha inquinato deve pagare. La società è stata individuata, abbiamo perso per colpa della loro ministro Costa e quindi del governo 2 anni di tempo, perché con 2 anni di tempo si poteva iniziare tutto il processo di bonifica, però adesso senza che facciamo dietrologia andiamo avanti e quindi incominciamo questa bonifica che è fondamentale per il territorio non solo di Bussi ma di tutta l'area. Ieri è stato il 4° anniversario della morte del generale della Forestale Guido Conti, autore delle indagini che portarono alla scoperta della più grande discarica d'Europa. Conti, che aveva lavorato anche sull'inchiesta cabina di regia e su quella del G8 all'Aquila, ufficialmente si sarebbe suicidato con un colpo d'arma da fuoco, versione questa a cui i familiari del generale non hanno mai creduto. Politica adesso con la lettera aperta che il presidente della Tua Gianfranco Giulianti ha scritto al segretario della Lega Matteo Salvini per annunciare il suo addio al Carroccio, una lunga lettera dove Giulianti ricorda come l'unico territorio dove si è vinto comunali di Pescara e Montesilvano, elezioni provinciali con indicazione del presidente Lega e regionali con eletti a valanga è stato nel pescarese, dice Giulianti, sotto la mia gestione. Non mi sfugge che mi sono mosso in un momento in cui la capacità di fascinazione di Salvini ha reso tutto più facile, ma se ciò è vero come è vero ci si deve porre il problema del perché in altre parti d'Abruzzo nello stesso periodo e con lo stesso clima si è riusciti a perdere tutto. Non ho condiviso, dice Giulianti, molte scelte, soprattutto il chiudere gli occhi, il tirare a campare rispetto a una valanga di problemi che per scelta venivano accantonati o per insipienza elusi. C'è stata una trattativa post-elettorale in regione che ha relegato la Lega alla marginalità politica, regalando rendite di posizione agli alleati, nonostante la Lega avesse 10 eletti contro i 3 di Fratelli d'Italia e i 2 di Forza Italia. Emblematico, dice Giulianti, il caso di Roseto degli Abruzzi, dove sembra che l'unico iscritto riconosciuto militante sia l'onorevole Bellachioma, o di Pianella, dove il sindaco leghista risulta l'unico iscritto militante. O si potrebbe continuare a lungo, dice Giulianti, con le estromissioni ad personam, una volta si chiamavano epurazioni, cui moltissimi sono stati sottoposti. Come è evidente, il dramma si è tradotto in farse. La storia, che qui è una storiaccia, è diventata isteria. Esco, conclude Giulianti, non intendo aderire ad altri partiti, cercherò di pensare e agire altrove rispetto al presente. Questa è la lettera di Giulianti, recapitata al segretario della Lega Matteo Salvini. E noi di politica continuiamo a parlare perché la politica deve lavorare per invertire la tendenza disgregativa e rigenerare la cosiddetta democrazia partecipativa. Questo uno degli obiettivi portati avanti dall'associazione culturale Demos, che tramite dei forum cittadini propone idee per migliorare la qualità della vita e favorire percorsi di cittadinanza attiva in collaborazione con gli enti locali e le associazioni del territorio. Stefano Recanati. Quando si accorgono che la loro parola conta, che loro hanno la possibilità di approfondire, di studiare, di capire soprattutto le questioni sulle quali sono chiamati ad esprimere un parere, quando vedono questo i cittadini vengono. Riavvicinare le persone alla cosa pubblica. Questo è uno degli obiettivi della democrazia partecipativa, un processo che prevede il coinvolgimento diretto delle persone nelle decisioni che le riguardano. La democrazia partecipativa cerca di riunire decisori, organizzazioni della società civile e cittadini per discutere su temi di forte rilevanza pubblica e costruire decisioni maggiormente condivise. I partiti si sentono proprietari privati della politica, per cui i cittadini, una volta che hanno votato, non devono fare più niente, devono solamente aspettare la prossima elezione per rivotare di nuovo. Ecco, questo è il motivo per cui oggi probabilmente i cittadini si sentono sempre più lontani dalla politica appropriata dai partiti.
è il motivo fondamentale per cui a votare oramai ci va il 50% degli aventi diritto. Attiva dal 2017, l'associazione culturale Demos promuove, progetta, affianca e realizza percorsi e strumenti di democrazia partecipativa, inclusiva e dialogica su tutte le tematiche sociali nei territori locali, come avvenuto di recente per la riqualificazione della piazza dalla Chiesa a Giulianova o come avverrà i primi di dicembre per la riqualificazione per l'area archeologica del Teatro Romano di Teramo. Ha lavorato un tavolo tecnico molto qualificato, ha lavorato per mesi con incontri e riunioni trasmesse per diretta Facebook che i cittadini teramani hanno seguito, perché poi noi ci accorgiamo quante persone vedono le dirette Facebook, hanno seguito e quindi sono abbastanza informati. Ora faremo questa conferenza cittadina per esporre le idee progettuali di riqualificazione di tutta l'area che sono emerse da quasi un anno di attività del tavolo tecnico. Questa mattina a Cepagatti la UIL Pensionati ha parlato in un convegno della disabilità non come diversità ma come valore. Segretario, oggi a Cepagatti c'è questo convegno in cui si parla di disabilità, disabilità che non vuole essere diversità ma che anzi deve essere inclusione soprattutto. Sì, infatti questa mattina la struttura di Val Pescara della UIL Pensionati ha organizzato insieme alla segreteria confederale della UIL e alla segreteria regionale appunto della UIL Pensionati Abruzzo una iniziativa importantissima per l'apertura degli sportelli di ascolto e vicinanza per favorire le inclusioni delle persone con disabilità. Noi riteniamo che la disabilità sia un argomento ancora non approfondito e trattato a dovere. Salutiamo con molto interesse questa legge sulla disabilità che è stata approvata a livello nazionale, una legge delega naturalmente, quindi andranno creati dei contributi, andranno inseriti all'interno di questa legge dei decreti che possano realmente affrontare l'argomento della disabilità a 360 gradi in tutti i suoi aspetti. Quindi questi sportelli di ascolto vogliono essere proprio propedeutici e vicini alle persone che hanno difficoltà, alle persone più fragili, alle persone disabili appunto, che vogliano intraprendere un ragionamento che sia appunto a 360 gradi a tutto campo, dal momento della nascita al momento del pensionamento e nell'intermezzo nella fase lavorativa, per un'inclusione sociale e lavorativa, scolastica in tutti i campi. Segretario, questo convegno è un incontro importante, un giorno per fare un po' il punto della situazione, anche perché si parla di disabilità, ma si parla anche di persone e di pensionati in un paese, in una regione che conta sempre più pensionati. Questo è un contributo che la categoria dei pensionati della UIL vuole dare al dibattito che è sempre aperto su un tema fondamentale di come si può aiutare ed accompagnare quella parte più debole della nostra società attraverso il mondo del lavoro, della formazione e potergli consentire di avere una vita del tutto normale, anche perché è così nei fatti, e questo contributo noi lo facciamo aprendo questi sportelli su tutte le nostre sedi a livello regionale e mettendoci a disposizione per tutto quello che possiamo dare come supporto sia a livello dei nostri servizi di patronato del CAF, ma anche come squisitamente sindacali come UIL, e credo che sia un momento importante. La UIL, il sindacato dei cittadini a 360 gradi. Inaugurato questa mattina a Teramo lo sportello regionale del Centro Europe Direct Abruzzo, il COPE svilupperà progetti europei a favore del rilancio economico del territorio abruzzese. L'Europa da oggi sarà più vicina al territorio abruzzese. Inaugurati a Teramo lo sportello e la sede del Centro Europe Direct Abruzzo in Piazza Garibaldi. Qui si svilupperanno progetti che in aderenza alle politiche europee porteranno al rilancio economico, sociale e occupazionale della regione. Presidente del COPE Abruzzo Filippo Lucci. Il COPE intanto è il centro ufficiale della Commissione Europea per Abruzzo per i prossimi 5 anni. Questo è il primo risultato del mio mandato che pone al centro Teramo dell'Abruzzo e soprattutto con un collegamento
collegamento diretto con la Commissione europea, sappiamo cosa significa in questo momento strategico per il Paese. Il Consorzio è un ente che si occupa di progettazione europea e di cooperazione territoriale e quindi una grande capacità di scrivere i progetti e di realizzarli, e questo sappiamo con i nuovi investimenti, i nuovi fondi del PNRR e delle altre attività, in questo momento diventa strategico. Per inaugurare il COPE Abruzzo a Teramo, oltre alle autorità civili e religiose, sono intervenuti anche Antonio Parenti, capo rappresentanza della Commissione europea in Italia, e Diana Agosti, capo dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In questo momento così difficile per l'Abruzzo, l'Europa cosa può fare per questa regione? Beh, innanzitutto abbiamo ora una grande opportunità che è il PNRR, quindi questo dà la possibilità anche agli enti locali di poter partecipare e di poter utilizzare i fondi. È un progetto importante e assolutamente, diciamo, ci si aspetta molto anche a livello partecipativo da parte delle istituzioni e degli enti locali, e in questo momento è una carta vincente, diciamo, per queste realtà. Poi abbiamo un'altra grande sfida che è la conferenza sul futuro dell'Europa, questa possibilità che tutti i cittadini hanno di poter partecipare attivamente esprimendo le proprie opinioni e le proprie idee su questa piattaforma che ha messo a disposizione la Commissione europea per tutti gli stati membri, e dove chiunque può iscrivere e dire le proprie opinioni, e questo è un grande atto di democrazia partecipativa per la prima volta nella storia di tutti gli stati. L'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli ha illustrato un progetto di tutela della biodiversità in collaborazione con il comune di Rocca San Giovanni. Assessore, oggi in regione presentate questo interessante progetto sulla biodiversità. Oggi il vero salto di qualità, viviamo il momento dell'emergenza climatica, però il vero salto di qualità, al di là di tutti i progetti che noi come Regione Abruzzo stiamo mettendo in campo, sarà la formazione e la sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali. Quindi dovremmo essere bravi attraverso questa emergenza di trarne dei giusti benefici e delle opportunità che siano poi capaci di aumentare la qualità di vita dei nostri cittadini. Questo è un modo, perché è ormai risaputo dove, lì dove c'è la tutela della biodiversità c'è anche la crescita del benessere dei cittadini che ci vivono. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli e cerchiamo di promuovere e di far sviluppare progetti come questi che possano in effetti trovare un giusto equilibrio tra quelle che sono le esigenze poi antropiche e la tutela delle realtà ambientali e naturalistiche. È un nuovo modo di formare, informare i cittadini, informare i ragazzi, quindi anche attraverso, diciamo, interventi didattici sul posto, quindi in effetti nel assaporare anche gli odori, i gusti di quelle che sono le realtà che abbiamo nel nostro territorio. E adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente partiamo dalla Serie C. Domenica pomeriggio per il Pescara alle 17.30, trasferta a Pontedera sull'ultimo terreno di gioco che l'ha vista protagonista di un successo lontano dall'Adriatico Cornacchia. Ma stavolta però non ci sarà l'Aquila Montevarchi come a settembre, ma il Pontedera del capocannoniere Simone Magnaghi. Hauteri intanto dovrà fare a meno di Memusciai e pensa anche ad un possibile ritorno al 3-4-3. Se parlassimo di primo posto adesso saremmo poco credibili. E allora, per ripartire dopo settimane di grave difficoltà, innanzitutto bisogna tornare a vincere. Farlo per il Pescara significa ricominciare a macinare punti lontano dall'Adriatico Cornacchia, che se non è diventato un tabù poco ci manca. Ma anche in trasferta le cose non stanno andando decisamente come ci si aspettava. Pontedera, ma stavolta con i Granata e non con l'Aquila a Montevarchi come a metà settembre, è tappa obbligata per un blitz che risolverebbe il morale della truppa di un Gaetano Hauteri che sta cercando l'alchimia giusta per un Delfino poco propenso all'equilibrio davanti e dietro. Il vero problema, specie per una formazione che dietro da inizio torneo le ha sempre prese, si chiama Simone Magnaghi, unico del raggruppamento già in doppia cifra e capocannoniere del girone davanti al trio Sereni, Rolfini, Zamparo. Il 28enne di Lovere sta attraversando probabilmente il momento migliore dal punto di vista realizzativo della sua carriera. 10 gol e 2 assist in 14
incontri sono un bottino sorprendente, anche considerando che due stagioni fa in Abruzzo e in maglia Teramo si era fermato a 8 in un campionato intero. Reti spesso decisive, è vero, ma la costanza nel trovare la porta avversaria era stato il fattore mancante che aveva spinto il Diavolo l'anno successivo a farne a meno. L'esperienza al Sud Tirol non aveva riservato comunque grosse soddisfazioni prima dell'esplosione coi toscani, perché finora sono meno le squadre a cui Magnaghi non ha fatto male. Per il Pescara e la sua difesa dunque un crash test di quelli severi, considerando che finora, Olbia a parte, la retroguardia biancazzurra non ha mai terminato con 0 gol subiti. E dunque quello di domenica pomeriggio sarà uno snodo fondamentale, con Iacobucci che potrebbe fare il suo esordio tra i pali al posto di Sorrentino, con cui è in ballottaggio. Auteri ha lavorato sulla difesa 4 con il 4-3-3 e col 4-2-3-1, ma non è da escludere anche un ritorno della difesa a 3. Queste almeno le ultime indicazioni delle sedute alle quali non ha partecipato Galano per un problema fisico e che potrebbe tenerlo fuori dalla trasferta di Pontedera, almeno nei titolari, sedendo soltanto in panchina. Oggi si è allenato a parte anche De Marchi, ma dovrebbe essere a disposizione per domenica. Dopo il forfè di ieri, tornati in gruppo anche Ingrosso e Rizzo. A centrocampo però, senza Memusciai squalificato, vanno trovate soluzioni alternative nel caso si giochi a 3 in mezzo, a meno che, come detto, Auteri non voglia tornare al 3-4-3, anche in relazione al fatto che dall'altra parte ci sarà il 3-5-2 del Pontedera. Sul Mannucci, ultimo blitz bianco-azzurro, e adesso, nel momento più complicato dell'anno, il campo pisano può essere di nuovo un valido alleato. Andiamo in casa Teramo adesso, espulsione contro l'Imolese, poi un infortunio che non gli ha concesso lo spazio che avrebbe avuto, visti tanti stop in mezzo al campo. Ma adesso, con la squalifica di Federico Viero, Marco Fiorani si candida per un posto da titolare sabato pomeriggio contro l'Olbia. Penso sia stato positivo, abbiamo recuperato una partita difficile in casa del Pescara, che per loro era sicuramente una partita molto molto importante, visto che non venivano da dei risultati non molto positivi nelle ultime partite. Quindi si è anche visto che il primo tempo hanno dato tutto quello che avevano, e infatti dopo il secondo tempo siamo riusciti a uscirne noi e siamo riusciti a pareggiare in uno stadio molto difficile. È stato fantastico, cioè poi per me che sono un ragazzo che magari ha sempre sognato, no, di vedere grandi pubblici, giocare in grandi stadi. Per me è stata una grande soddisfazione giocare in uno stadio del genere con dei tifosi grandiosi, perché ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, erano tantissimi. E poi alla fine è stato bellissimo festeggiare il pareggio con loro, ecco. Adesso ancora stiamo iniziando a preparare in settimana, abbiamo due giorni che stiamo allenando sull'Olbia, e penso che sarà una partita tosta come tutte le partite che ci sono in questo campionato qua, perché secondo me la prima, il Pescara o il Modena, le squadre più, diciamo, un po' più preparate possono perdere contro l'ultima in classifica, e quindi ogni partita è a sé e non è scontato niente, e dobbiamo giocare dando sempre il massimo. Il centrocampo è stato uno dei settori più bersagliati dagli infortuni insieme alla difesa. Tu sei dispiaciuto di essere stato anche tu uno di quelli colto dall'infortunio, perché poi non sei riuscito a sfruttare le chance che sono arrivate purtroppo dagli infortuni di compagno? Sì, quella sicuramente mi ha scocciato ancora di più, ecco, che magari c'era la possibilità di giocare, di poter far vedere, ma purtroppo l'allenamento mi sono fatto male, quindi è stato anche quella, a maggior ragione mi ha scocciato, ecco. È stato difficile, però mi hanno aiutato molto sia i miei compagni che il mister a farmi capire che da un errore devo imparare, non mi devo buttare giù, e quindi mi hanno aiutato molto e sono riuscito a rimettermi in riga subito. Sinceramente io sicuramente è una situazione nuova, cioè perché io non l'avevo mai vissuta, anche perché è 2 anni che faccio il professionista, e quindi sinceramente non lo so, cioè io penso di giocare in campo e dare il massimo in campo e basta, poi dopo quello che succede in società non mi interessa più di tanto, ecco. Serie D adesso, finisce ai calci di rigore l'avventura del Notaresco in Coppa Italia. La squadra di Massimo Epifani esce sconfitta
dalla sfida contro la San Benedettese dopo le reti di Marchionni e Peroni nei tempi regolamentari. Per i rossoblù di Epifani si trattava del ritorno in campo dopo il rinvio di due gare di campionato per casi Covid nel gruppo squadra. La Samba batte i calci di rigore il Notaresco 7-6 il punteggio ed accede ai sedicesimi di finale della Coppa Italia. I tempi regolamentari si erano conclusi il punteggio di 1-1. La rete della Bruce Marchionni nel primo tempo aveva replicato Peroni al 31esimo della ripresa. Sia Antonioli che Epifani danno spazio a chi ha meno minuti nelle gambe, soprattutto il tecnico abruzzese che sfrutta il match di Coppa Italia per riassaggiare il clima campionato dopo lo stop dovuto ai casi di coronavirus avuti in squadra. L'ultima gara disputata dal Notaresco risale infatti allo scorso 31 ottobre a Fano. Tre titolari in campo per Epifani, Marchionni, Pesce e Gallo, con diversi calciatori fra cui l'ex Loviso e il capitano Speranza rimasti ad allenarsi in Abruzzo, ben 7 under invece nello starting five di Antonioli. La Samp parte subito bene dal quinto di Domenico Antonio ad impegnare centralmente Rapagnani, ci prova poi anche Peroni ma la sua conclusione è alta sulla traversa, è ancora di Domenico Antonio a rendersi pericoloso ma questa volta non inquadra lo specchio della porta. La risposta del Notaresco è affidata a Frederick che impegna nella respinta a terra Brandini. I rossoblù vanno vicino al vantaggio al 21esimo, sempre con Di Domenico Antonio, il cui sinistro, deviato da Gallo, sfiora il palo. Le due squadre non lesinano l'impegno, con il Notaresco che risponde colpo su colpo. Gli abruzzesi si presentano alle parti di Abrandini, ma senza creare particolari problemi all'estremo difensore rossoblù. Ma al 41esimo il Notaresco passa in vantaggio. Errore di Cipolletti in disimpegno, Marchionni triangola in velocità con Gassama e conclude dal limite battendo Abrandini di precisione. Due minuti dopo la formazione abruzzese va vicino al bis con Blando che impegna in due tempi l'estremo difensore di casa. Si va al riposo fra i fischi dello scarso pubblico rossoblù presente a Riviera. Nella ripresa la Samp parte convinta alla ricerca del pareggio, chiudendo nei primi minuti il Notaresco nella propria tre quarti. Gli abruzzesi si difendono con ordine, provando a colpire con le ripartenze, ma l'occasione migliore c'era proprio il Notaresco al 17esimo. Massetti si invola sulla destra, pescando Bana solo sul secondo palo, ma l'attaccante abruzzese calcia alto sulla traversa. Quattro minuti dopo è bravo Brandini a respingere in angolo una mezza girata di Gallo. Sul conseguente corner il colpo di testa di Bana sfiora il palo. Il pareggio della Samba arriva al 31esimo con Peroni, abile a sfruttare uno scambio in velocità con Lisi e a battere Rapagnani con un destro preciso. Un minuto dopo Ferretti in rovesciata colpisce la parte alta della traversa. Ancora Peroni impegna a terra il portiere ospite. La Samp si getta in avanti alla ricerca del gol vittoria. Al 38esimo e Cipolletta sfiora il palo di testa su punizione di Lisi. Il Notaresco finisce in 10 il match per l'infortunio occorso a Massetti. Nei 5 minuti di recupero viene annullato un gol a Cipolletta per fuorigioco e si va così ai calci di rigore. Infallibile la Samp dal dischetto, così come il Notaresco. Si va ad oltranza. Alboni segna, a Brandini pare il rigore di Gallo e permette alla Samp di conquistare il passaggio del turno. Prossimo avversario rossoblù e canatese, sarà il sorteggio a decidere chi tra le due formazioni giocherà in casa. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete appena visto saranno disponibili tra poco sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 alle ore 19, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.